Firmato a Palermo il nuovo protocollo d'intesa destinato a regolare i rapporti tra le università e consorzi. Presenti il vicepresidente della regione Gaetano Armao, l'assessore alla formazione Roberto Lagalla, i rettori dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, di Messina Salvatore Cuzzocrea e di Catania Francesco Basile. Lo spirito del nuovo protocollo è razionalizzare la spesa e migliorare la gestione delle strutture periferiche, distribuendo omogeneamente la governance tra università, consorzi e regione. I CDA dei consorzi saranno composti da un rappresentante per ogni ateneo, uno per ogni consorzio e da un rappresentante della regione con funzione di presidente. Investire sulle università vuol dire investire sulla futura classe dirigente di questa regione. Sono le parole dell'assessore all'economia Gaetano Armao, che poi ha aggiunto. Ma significa anche arginare il fenomeno dei cosiddetti cervelli in fuga che ogni anno privano la nostra terra di migliaia delle più brillanti intelligenze dell'isola. Con questa intesa, ha evidenziato poi la Galla, si semplificano i rapporti amministrativi tra consorzi, università e regione e conseguentemente si potrà più efficacemente garantire la presenza degli atenei siciliani nelle sedi decentrate, dove i giovani potranno direttamente accedere agli studi universitari, così consentendo alle famiglie di non essere gravate dalla necessità di sostenere i propri figli fuori sede. Ed esulta il consigliere comunale di Agrigento Pietro Vitellaro. Si tratta, dice, di un accordo che era stato promesso dall'assessore Lagalla. Adesso sono certo che anche il magnifico rettore Micari manterrà l'impegno fatto ad Agrigento durante l'apposita seduta del consiglio comunale. Lui, osserva ancora Vitellaro, aveva dichiarato che sarebbe stato pronto a riaprire i corsi di laurea ad Agrigento nel momento in cui fosse stata raggiunta l'intesa con il governo regionale. Ebbene, adesso non ci sono più alibi. Si restituisca il diritto allo studio agli agrigentini che ne hanno diritto tanto quanto quelli di Trapani e Caltanissetta. Continueremo a tenere sempre alta la guardia e non indietreggeremo di un millimetro. Sono convinto che alla fine il buon senso vince sempre, conclude il consigliere comunale di Agrigento.